sembra di vedere il più classico dei tutti contro tutti nella questione infinita che vede interessati il comune di Sezze, la SPL Sezze, la società partecipata dell'ente Setino, e la AG, la ditta toscana inizialmente chiamata in causa per la realizzazione di un database degli immobili utile a combattere l'evasione fiscale e che invece alla fine ha preteso di incassare una parte delle tasse dei cittadini setini secondo il principio che questa postilla fosse contenuta nel contratto originale. Dopo la prima richiesta di risarcimento da parte della società di Lucca e dopo una fallita trattativa fuori dalle aule del tribunale, il contenzioso è entrato nel vivo, con la richiesta di circa 4 milioni di euro nei confronti dell'ente e della stessa servizi pubblici locali che nel mese di settembre, in modo assolutamente legittimo e comprensibile, ha deciso di presentare un'istanza innanzi al tribunale di Latina nei confronti del comune di Sezze per chiamata in causa del terzo. Nello specifico la procedura è la domanda riconvenzionale trasversale, oltre alla proposizione di un'ulteriore domanda riconvenzionale del valore di 1,2 milioni di euro. In questo modo, nel caso il tribunale decida di condannare il comune e la SPL a risarcire la AG, a pagare potrebbe essere solo l'ente, con la società partecipata che si ritiene non responsabile della gestione dell'accordo tra le parti. Nel caso, invece, i giudici decidano che la AG non ha diritto ad alcun risarcimento, la SPL potrebbe avvalersi del mancato guadagno per una cifra valutata in 1,2 milioni di euro. I carabinieri del NAS di Latina, al termine di una complessa attività investigativa, hanno denunciato una persona alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone per il reato di frode in commercio. Le indagini sono iniziate circa due mesi fa quando, nel corso di un'ispezione presso una ditta all'ingrosso di alimenti, vennero rinvenuti 400 prosciutti privi di etichettatura e pronti per essere immessi in commercio. I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che i salumi erano destinati ad essere rietichettati con informazioni che li avrebbero indicati come originari della zona di Frosinone, sebbene prodotti in altre province italiane. Nella giornata di ieri, 18 gennaio, i tecnici di Acqua Latina hanno incontrato il sindaco di Cori, Mauro De Lillis, al fine di discutere l'avanzamento dei lavori in atto per la risoluzione delle problematiche nell'approvvigionamento idrico che hanno interessato, in questi giorni, parte del territorio comunale. Particolare attenzione è stata data ai lavori che hanno interessato l'impianto Cori ex stazione. In merito, Acqua Latina ha reso noto che i lavori, che hanno visto l'installazione di una nuova elettropompa, sono stati conclusi nella giornata di ieri, e oggi il normale servizio è ripristinato ovunque. Ritengo che il confronto con le amministrazioni comunali sia di fondamentale importanza, ha sottolineato l'amministratore delegato di Acqua Latina, Raimondo Luigi Besson, sia per una gestione ottimale delle esigenze territoriali, sia per una corretta diffusione delle informazioni. Preso atto dello stato dei lavori, in chiusura d'incontro il sindaco De Lillis ha chiesto al gestore di concordare nuove modalità di comunicazione che consentano una maggiore tempestività nella diffusione dell'informazione anche grazie al contatto diretto con l'amministrazione comunale. Il 17 gennaio alle 14 a Cisterna, i militari della locale stazione carabinieri hanno tratto in arresto un 44enne del luogo, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa il 12 gennaio scorso dal Tribunale di Latina per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Le investigazioni condotte dall'arma procedente hanno infatti consentito di documentare numerose cessioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina, effettuate dal predetto in favore di tossicodipendenti del luogo. L'arrestato veniva associato presso la casa circondariale di Latina. L'Associazione di Promozione Sociale e Giovani Filarmonici Pontini organizza a Latina un corso formativo di liuteria e le iscrizioni si chiuderanno martedì 20 febbraio. Il corso vede il patrocinio del Comune, della Provincia di Latina e dell'Unione Artigiana Italiani e delle piccole e medie imprese ed ha lo scopo di favorire l'ingresso dei giovani in nuovi settori occupazionali. Potrebbe sembrare un mestiere in via d'estinzione ma, quella del liutaio, è una professione che non tramonta mai e che anzi sta diventando sempre più diffusa anche tra le nuove generazioni come dimostrano i numeri delle richieste di iscrizione nelle scuole sul territorio italiano e non solo.
Alta la domanda ed ecco che arriva l'offerta, un corso di liuteria che prevede l'assemblaggio, la finitura, la verniciatura, la montatura e la prova acustica di alcuni strumenti musicali a corda. Inoltre all'interno del corso saranno impartite nozioni di storia della liuteria, prima manutenzione e conservazione degli strumenti musicali. I corsi inizieranno a marzo e in 100 ore si potrà iniziare a progettare un mestiere ricco di soddisfazioni. Per 2 giorni fondi capitale italiana del Taekwondo. Al Palazzetto dello Sport di Via Mola Santa Maria si sono esibiti i migliori atleti, uomini e donne, nei campionati italiani dedicati alle cinture nere, organizzati dalla Federazione Italiana insieme alla Polisportiva Olimpica 92 di Fondi, presieduta dal maestro Pasqualino Rega nella veste anche di delegato provinciale. Il pubblico ha potuto assistere alle categorie olimpiche, così chiamate perché per molti dei 200 che hanno gareggiato nella città della Piana, sono iniziate le qualificazioni per un ambito posto a rappresentare l'Italia ai prossimi Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Al termine della competizione è stata stilata anche la classifica di società. Per i giudici un lavoro agevolato dall'utilizzo di caschetto e corazza con sensori elettronici, che riducono al minimo la possibilità di errori nel verdetto. In una nota, i grillini apriliani hanno trattato ed esposto l'argomento rifiuti, ampiamente strumentalizzato in questo periodo di campagna elettorale, focalizzando l'attenzione sulle bollette che i cittadini pagano per smaltirle. I grillini hanno tenuto in considerazione la legge 147 del 27 dicembre 2013, e dalla stessa hanno dedotto che il comune avrebbe dovuto comunicare, a coloro che pagavano per una superficie superiore, la riduzione della superficie imponibile oltre che provvedere ad un rimborso dell'eventuale tassa in eccesso versata. Non sappiamo se ciò sia stato fatto, hanno spiegato gli attivisti del Movimento 5 Stelle, ed invitiamo i nostri concittadini a verificare le proprie bollette tarie ed a sincerarsi di pagare su una superficie corrispondente all'80% di quella catastale, escluse le aree scoperte, così come previsto dalla normativa vigente ed, in caso contrario, a recarsi all'ufficio tributi per chiedere sia il rimborso di quanto versato in eccesso sia la modifica della superficie imponibile per le bollette future. Sabato 20 gennaio, l'associazione Sempreverde, Pro Natura con il supporto delle associazioni del territorio, avvieranno la messa a dimora di circa 200 alberi e arbusti in diverse zone del comune di Sermoneta. L'evento si inserisce e inaugura il più ampio progetto di Sempreverde di riforestazione che prevede la costituzione di gruppi locali attivi per la piantumazione di alberi e la presa in cura da parte di cittadini e associazioni con l'obiettivo di promuovere azioni civiche partecipate di contrasto ai cambiamenti climatici e al rischio idrogeologico. L'attuazione dell'iniziativa è resa possibile grazie all'impegno dell'amministrazione comunale di Sermoneta, che ha sottoscritto una convenzione con Sempreverde per la riforestazione, e alla preziosa collaborazione del Parco regionale degli Aurunci che ha donato gratuitamente gli alberi. Il sindaco Claudio Damiano, l'assessore Mauro Battisti e il tecnico Riccardo Ianiri sono stati fondamentali nel collegare le varie associazioni e fornire il supporto necessario all'iniziativa. La giornata di sabato 20 gennaio si articolerà nella messa a dimora degli alberi, tutti di origine mediterranea, presso il Parco Gaia nella mattinata e nel pomeriggio a partire dalle ore 14 presso il campo sportivo comunale Le Prate e in ultimo al campo sportivo di Sermoneta Centro Storico. È iniziata ufficialmente, con il primo allenamento tenuto mercoledì, l'era di Flavio Catanzani sulla panchina della Vissezze. A parlare delle prime impressioni sulla squadra e sul suo nuovo incarico è lo stesso tecnico, che spiega, la squadra è chiaramente in una situazione complicata, reduce da diverse delusioni. Viene da risultati negativi, ma la testa dei giocatori sembra pronta e vogliosa di riscattarsi il prima possibile. Quello che posso sottolineare, ha spiegato il tecnico, è la sensazione che mi hanno trasmesso di massima disponibilità a lavorare bene. È ovvio che è una squadra che va compresa e ci sarà da capire perché ci si trova in questa situazione. Il mio obiettivo sarà quello di portare tutti i giocatori nel massimo della loro espressione, per farne venir fuori i valori. Ora testa bassa e pedalare, anche perché domenica si va in casa della prima della classe, non andiamo lì per perdere.
precisa il tecnico, ma siamo consapevoli del valore dell'avversario e lo rispettiamo. Il nostro campionato non inizia domenica, ma siamo fiduciosi e cercherò di creare un'identità. Sotto questo punto di vista le motivazioni dei ragazzi mi fanno ben sperare. A giugno si tirerà una riga? Il mister non ha dubbi, la cosa che mi ha più stimolato, al di là della piazza che è molto importante, è quella di programmare anche per il futuro. Non sarò un traghettatore fino a maggio, ma potrebbe aprirsi un ciclo per iniziare qualcosa di importante.